Allora, dicevo, diciamo un'ultima cosina dopo aver calcolato le catene di Jordan, siano associate da lambda 1, ad esempio due catene di Jordan, e saranno U con 5, U con 4 puntolini, U con 1, prima catena, e un'altra catena di Jordan, invece che metterci un altro indice, la chiamo V, V con 4, ad esempio, puntolini, V con 1. E poi analogamente altre catene di Jordan associato a lambda 2 e lambda 2. Eventualmente, se un autovalore ha molteplicità algebrica uguale a 1, è certo che c'è una sola catena di Jordan lunga 1, ovviamente. Allora, se vi ricordate, abbiamo detto costruiamo una matrice U impilando le diverse prima di costruirlo. Ricordo che la matrice A moltiplicata un autovettore generalizzato di ordine P è uguale all'autovalore lambda I cui U con apice P è associato, va bene, moltiplicato ancora U apice P più U apice P meno 1. Siamo d'accordo? In generale. Ovviamente se P è uguale a 1, U con P meno 1 non esiste, va bene, e ti ritorna il fatto che se P è uguale a 1, A per U con 1, ma U con 1 sarebbe l'autovettore normale, quello che abbiamo sempre chiamato autovettore, uguale a lambda associato lambda I per quell'autovettore. Torna tutto. Dicevo. Allora costruiamo la matrice U uguale a prima catena di Jordan 1, a partire dall'autovettore di ordine 1 via via. In sequenza, autovettore generalizzato di ordine 2, eccetera, eccetera, e così via. Altra catena di Jordan, e così via. Eventualmente, se c'è una catena di Jordan lungo 1, ci sarà un solo autovettore di ordine 2. E trasformiamo la matrice A per similitudine mediante questa matrice U, che è certamente non singolare. Sul fatto che sia certamente non singolare dovrei dimostrare, va bene, che autovettori generalizzati, va bene, sono tra loro linearmente indipendenti e linearmente indipendenti anche dai precedenti autovettori generalizzati. E fin qui questo, forse non l'ho detto chiaramente, ma l'abbiamo visto, l'abbiamo. Si tratterebbe di dimostrare che catene di Jordan associate a autovalori diversi sono certamente linearmente indipendenti. Va bene? E allora tutta la matrice U così costruita, va bene, sarebbe non singolare. Questo secondo fatto è certamente vero per autovettori generalizzati di ordine 1, perché sappiamo dai corsi di algebra che autovettori associati ad autovalori diversi sono certamente linearmente indipendenti. Si tratterebbe di dimostrare che sono anche linearmente indipendenti autovettori generalizzati di ordine maggiore di 1 associati ad autovalori diversi. Va bene? La questione non è difficile, un po' noiosetta, non la faccio la dimostrazione, la trovate eventualmente in appendice. Allora, dicevo, ci ho detto. La matrice U è non singolare, quindi invertibile, esiste U alla meno 1 e la matrice A sarà simile ecco, la matrice A sarà simile
alla meno 1 A per U, ovviamente. Vediamo cosa risulta da questo calcolo e diremo che la matrice A, va bene, appartiene alla stessa classe di equivalenza, relativa all'equivalenza di similitudine, della matrice che otterremo. Va bene. La matrice che otterremo la chiameremo matrice di Jordan. Va bene. E la sua forma si calcola subito, facciamo così, U con 1, 1. Prima catena di Jordan, poi non la riscrivo. Seconda catena di Jordan e così via. Tutto inverso. Moltiplicato A per U. Ma A per U a cosa uguale? Facciamo il conticino. A per prima colonna è A per questo U con 1. Ma A per questo U con 1 è lambda 1, autovalore associato, per U con 1, perché il primo autovettore generalizzato è l'autovettore normale. Seconda colonna, devo fare A per U con 2, secondo vettore, va bene, della U, ma il secondo vettore della U è, nella catena di Jordan, l'autovettore generalizzato di ordine 2, ma ricordando l'osservazione di prima, ritorniamoci sopra. A per U con P, in questo caso U con 2, è uguale a lambda U con 2 più U con 1. Siamo d'accordo? Più U con 1. E allora scriviamolo. Lambda 1 U apice 2 più U apice 1, questo è il secondo vettore. E così via. Il terzo cosa sarà? Se qui c'è un autovettore generalizzato, sempre associato al medesimo autovalore di ordine 3, il terzo sarà lambda 1, U con 3 più U con 2. Fino a quando? Fino a quando non ho moltiplicato A per tutte le colonne, le prime colonne che costituiscono la prima catena di Jordan che ho impilato. E poi cosa farò? Qui ci sarà un'altra catena di Jordan, magari associata ad autovalore diverso, va bene? O associata al medesimo autovalore, se ho più di una catena di Jordan. Attenzione che la matrice U, che ho cominciato a costruire mettendo in fila la prima catena di Jordan, e se l'autovalore lambda 1 ha più di una catena di Jordan, non è obbligatorio far seguire la prima catena di Jordan subito la seconda. No, si fa, ma non è obbligatorio. Va bene? La catena di Jordan la posso affiancare alle altre nell'ordine che voglio. L'ordine è arbitrario. Allora, ho ottenuto questa matrice che è A per U e la moltiplichiamo per la matrice U inversa. E ora si tratta di pensarci sopra un istante e vediamo cosa viene fuori. Viene fuori una cosa di questo tipo. Prendiamo la prima riga dell'inversa della matrice U. Va bene? Attenzione, questa prima riga dell'inversa, se viene moltiplicata per il vettore U con 1, da 1, va bene? E se viene moltiplicata per un qualunque altro vettore diverso da U con 1, va bene? Da 0. Allora, vediamo un po', questa prima riga per questa colonna. Qui c'ho U con 1 e anche qui c'ho U con 1 come colonna. La prima riga dell'inversa, moltiplicato questo U con apice 1, da 1, va bene? C'è un lambda 1 a moltiplicare, quindi il primo elemento sarà lambda 1. Secondo elemento, sempre prima riga per seconda colonna, questa. Ma la prima riga dell'inversa, moltiplicato U con 2, con apice 2, da 0. È moltiplicato per, invece, U con 1, da 1. Allora, cosa rimane moltiplicando la prima riga dell'inversa per questa colonna?
rimane 1. Attenzione, prima riga dell'inversa, moltiplicato le altre colonne. Nelle altre colonne quell'U con 1 non compare più, compare soltanto U con 2, U con 3, autovalori, autovettori relativi ad autovalori diversi da lambda 1. E allora la prima riga dell'inversa moltiplicato tutte le altre colonne di A per U dà sempre 0. E quindi uno, uno, zero, zero, zero. Seconda riga dell'inversa. Seconda riga ora. La seconda riga dell'inversa moltiplica. Che cos'è? Va bene. L'inversa è ottenuta invertendo, diciamo, la matrice con le diverse catene di Jordan, ma è ovvio che la seconda riga dell'inversa moltiplicato il vettore u con apice 2 da 1 e moltiplicato un qualunque altro vettore della matrice u da 0. Allora, seconda riga dell'inversa moltiplicato la prima colonna 0. Seconda riga dell'inversa moltiplicato la seconda colonna. Qui c'è un u apice 2 più U apice 1. Un vettore riga moltiplicato alla somma di due colonne è uguale alla somma del vettore riga moltiplicato alla prima colonna più vettore riga moltiplicato alla seconda colonna. Ovviamente la somma tra matrici e il prodotto gode della proprietà distributiva. E allora, seconda riga dell'inversa moltiplicato questa colonna mi dà lambda 1. Basta. Pensarci sopra un istante, ora perché la seconda riga dell'inversa moltiplicata questo u con 1 mi dà 0. E ora basta pensarci sopra un istante, la seconda riga dell'inversa moltiplicato la terza colonna, che viene ottenuta, la quale terza colonna è A moltiplicato l'autovettore generalizzato di ordine 3. Ma qui cosa ci sarà? Non l'ho scritto. Qui cosa ci sarà? Lambda 1 U con 3 più U con 2. Allora la seconda riga dell'inversa moltiplicato U con 3 mi dà 0. E la seconda riga dell'inversa moltiplicato invece U con 2 mi dà 1. Rimane 1 e tutte le altre 0, 0, 0. E così via, fino a quando non ho l'ultimo vettore, non prendo in esame l'ultimo vettore della catena di Jordan. Va bene? Chiamiamolo U con S e prendiamo la esesima riga dell'inversa. Questa esesima riga dell'inversa moltiplicato U con apice S mi dà 1. È moltiplicato U con apice diverso da S mi dà 0. E allora qui ci sarà 0, 0 puntolini. Oh, quando ho fatto A per l'ultimo vettore della catena di Jordan, ne risulta lambda per U con S più US-1. E allora quando faccio l'esesimo riga dell'inversa moltiplicato detta colonna rimane lambda 1. Allora, facendo questo prodotto, e ho fatto soltanto il prodotto, ho descritto in una qualche maniera, basta pensarci sopra un istante, soltanto il prodotto di alcune righe per le prime colonne, viene fuori un primo blocco di Jordan che è il seguente. Lambda 1, autovalore cui è associata la catena di Jordan, 1, 0, 0, puntolini, 0, 0, lambda 1, 1, tutti 0. Penultima riga di questo blocco, 0, 0, puntolini,
Lambda 1, 1, ultima riga, 0, 0, 0, lambda 1. Dimensioni di questo blocco è pari alla lunghezza della catena di Jordan, che nella trasformazione di similitudine dà appunto luogo a questo blocco di Jordan. Allora, in una trasformazione di similitudine di questo tipo, va bene, ad ogni catena di Jordan corrisponde un blocco di Jordan di questo tipo, con lungo la diagonale l'autovalore cui è associata quella catena di Jordan, immediatamente sopra la diagonale ciò, sulla sovradiagonale ciò 1, 1, 1, 1, tutto il resto 0. Ripeto ancora, questo si chiama blocco di Jordan, le dimensioni sono esattamente uguali alla lunghezza della catena di Jordan. Allora, la forma di Jordan di una matrice A, in generale, sarà di questo tipo. Sarà una matrice U alla meno 1, A per U, matrice che chiamiamo con il nome iota. Va bene. E la prenderemo come campione della classe di equivalenza relativa alla similitudine tra matrici. Sarà una matrice diagonale a blocchi. Quanti blocchi? Tante quante sono le catene di Jordan, tutte le catene di Jordan, va bene? Associate anche ad autovalori diversi, ovviamente, della matrice A. Ognuno di questi blocchi è un blocco di Jordan di questa forma, va bene, dove lungo la diagonale c'ho l'autovalore cui è associata la relativa catena di Jordan. Ora, qui ho disegnato tanti blocchi, ma è ovvio, va bene, che se un autovalore ha molteplicità algebrica uguale a 1, va bene, a lui è associata un solo blocco di Jordan, ovviamente di dimensioni 1, quindi il blocco di Jordan sarà semplicemente lambda i, basta. Ultima cosina che volevo dire. L'ordine di questi blocchi, da chi dipende? L'ordine di questi blocchi dipende da come abbiamo impilato una accanto all'altra i vettori delle diverse dei diversi blocchi di Jordan nella matrice U, come li abbiamo impilati nella matrice U. Questo primo blocco di Jordan sarà associato alla catena di Jordan relativa al primo autovalore che abbiamo scelto. Questo alla seconda catena di Jordan che abbiamo impilato e così via. Se cambio l'ordine delle catene di Jordan nella matrice U, cosa cambia? Cambia solo l'ordine in cui si presentano questi blocchi di Jordan lungo, virgolette, la diagonale della matrice. Si dice, da questo la conclusione che possiamo trarne è banale e immediata, che la forma di Jordan di una matrice è unica a meno di permutazioni dei blocchi di Jordan lungo la diagonale, che dipende dalla scelta in quale ordine incolonno i vettori delle diverse catene di Jordan. Punto. Esercizio. Dunque,
prima di farlo, l'esercizio, primo perché lo faccio è doveroso, va bene, perché dopo un po' di teoria vedere un'applicazione non è male. E anche per far vedere un'altra cosa, va bene, quanto sono noiosi i conti. Bene. Io tra poco darò la matrice, va bene, su cui ho fatto i conti. Io ho carta e penna, va bene, l'ho preparato, va bene, ci ho messo un paio d'ore, va bene. È chiaro che in questa sede poi mi sono detto, ma posso andare in aula e rifare passando 2 ore di tempo? Assurdo, niente. E allora ho preparato l'esercizio, va bene, e quello che dirò ora, va bene, quindi è un precotto, va bene. Sono degli spaghetti precotti, cattivi, intendiamoci, va bene? Non sono espressi, non sono. Allora, cominciamo. E quindi devo tirare fuori un file. Eccola qui. Già scorrendo avete visto un po' di matrici, conti, eccetera, eccetera. Allora, data questa matrice 6x6. Ricopiatela, ecco. Va bene, ma la troverete, diciamo, nella registrazione. Il problema è di calcolare le catene di Jordan e quindi la forma di Jordan di detta matrice. Anzi, ordiniamo le domande tra quelle più semplici e più complicate, non che alcune siano più complicate di altre. Le più semplici perché esigono meno conti, le più complicate soltanto perché esigono più conti. La domanda più semplice, quella che esige meno conti, è la seguente. Individuare quante catene di Jordan, anche senza calcolarle, sono associate ai diversi autovalori e le loro dimensioni in queste catene di Jordan. È ovvio che una volta noto questo, quindi note quante e di che lunghezza sono le catene di Jordan associate ai diversi autovalori, sapremo anche scrivere immediatamente, senza calcolare la matrice U, va bene, a meno di permutazione la forma di Jordan, perché basterà scrivere blocchi di Jordan le cui dimensioni, virgolette, le conosciamo una volta che abbiamo deciso la lunghezza delle catene di Jordan. Va bene, e scriviamo quindi la matrice di Jordan. Cominciamo. La prima cosa comunque da fare è il calcolo degli autovalori. In questo caso la matrice è di tipo triangolare superiore a blocchi, non diagonale. Immediato vederla. I blocchi lungo la diagonale sono quelli individuati dal tratto rosso. E allora gli autovalori della matrice non sono altro che l'insieme degli autovalori di ciascun blocco lungo la diagonale. Allora, autovalori di questo blocco, 5, meno 1, 1, 3. Farsi il conto di questo blocco, l'autovalore è, c'è un unico autovalore questo blocco, che è 4.
facciamolo anche a mente, lambda men 5 per lambda men 5 per lambda men 3 fa lambda quadro meno 8 lambda più 15, e poi c'è un più 1 che fa più 16, quindi lambda quadro meno 8 lambda più 16, va bene, l'autovalore è, cioè le radici sono 4 due volte. Va bene. E quindi a questo blocco corrisponde 4 come autovalore con molteplicità algebrica pari a 2. Questo blocco ancora 4. E quindi 4 ha una molteplicità algebrica 3. A questo 4 un'altra volta ancora, molteplicità algebrica 4. E ora si tratta di individuare gli autovalori di quest'ultimo blocco. Farci il conto, sono 4 e 2. Il che significa che avremo un autovalore pari a 2 con molteplicità algebrica uguale a 1. E quindi associato a questo lambda 2, quante catene di Jordan? Una soltanto. Di lunghezza 1 addirittura, se la molteplicità algebrica è 1. È ovvio anche che se la molteplicità algebrica è 1, lo è anche la molteplicità geometrica. Oh, per rispondere alla domanda, va bene, quante sono le catene di Jordan e che lunghezza hanno, a questo punto, per quanto riguarda l'autovalore 2, abbiamo finito il lavoro. Banalissimo. Va bene. Se volessi calcolare la matrice U, dovrei calcolare, qui è stato fatto, ma per ora lasciamo stare, l'autovettore associato, che sarà una catena di Jordan lunga, che costituirà una catena di Jordan lunga 1, ovviamente. Più complicato il lavoro, ovviamente, per l'autovalore 4, che ha molteplicità algebrica pari a 5. Tanto per la sua molteplicità geometrica, come sarà? Ah, non lo so. Può essere. O 5, o 4, o 3, o 2, o 1, diamine, qualunque. Devo fare il conto. Cosa devo fare il conto? Degli autovettori linearmente indipendenti. Una volta calcolati gli autovettori associati all'autovalore 4, linearmente indipendenti, o anche il numero di catene di Jordan, perché il numero di catene di Jordan associate ad un autovalore è esattamente pari alla molteplicità geometrica, cioè il numero di autovettori, quelli che chiamiamo autovettori, se volete autovettori generalizzati di ordine 1, linearmente indipendenti, dicevo, questa è la molteplicità geometrica. Allora facciamo il conto, o meglio, non lo rifaccio, ovviamente. Cosa devo fare? Scrivo qui, calcolo autovettori, questo qui era il calcolo dell'autovettore associato all'autovalore 2, lasciamolo stare, va bene, cambiamo pagina, calcolo degli autovettori associati all'autovalore 4, cosa devo fare? Amen 4i. Amen lambda i. Amen lambda i risulta questa matrice. Farsi il conto. E ora cosa dobbiamo calcolare per vedere quanti sono gli autovettori associati all'autovalore 4, amen 4i, linearmente indipendenti? Dobbiamo andare a vedere il rango di questa matrice. Le dimensioni meno il rango costituirà la molteplicità geometrica dell'autovalore, ovvero sia il numero di autovettori linearmente indipendenti. Rango di questa matrice. Quindi calcolare il rango di questa matrice. Qui c'è scritto il rango è 4, ma come facciamo a calcolare il rango? Che teorema applichiamo? È noioso anche l'applicazione del teorema
che sto citando, va bene, ma che teorema applichiamo per calcolare il rango di una matrice? Qualcuno mi sa dire quale teorema si può applicare? Cosa devo trovare? A cosa è uguale il rango di una matrice? Al minore di all'ordine massimo dei minori a determinante diverso da zero. E allora si può fare così, no? Prendiamo prima se esiste un minore di ordine 1. Se non esiste nessun minore di ordine 1 a determinante diverso da zero, vuol dire che la matrice è tutta nulla, non esiste nessun elemento diverso da zero, perché qualunque elemento io prenda è sempre uguale a zero, e allora il rango è zero. Va bene. Ma questo, ovviamente. Prendiamo un elemento. Ad esempio, qui ho indicato l'elemento costituito dalla prima riga e prima colonna 1. Eccolo qui. E poi che facciamo? Orliamo questo 1 con le altre righe e colonne. Comunque io lo orli, va bene? Calcolando quindi una serie di minori di ordine 2, che non sono tutti i minori di ordine 2 di questa matrice, ci mancherebbe altro, ma sono un numero abbastanza limitato. Esiste tra questi minori ottenuti in questa maniera uno minore a determinante diverso da zero? Sì, lo prendiamo. Quindi un minore costituito da riga e colonna precedentemente scelta per quello di ordine 1, più altra riga ed altra colonna. E ora che facciamo? E quindi siamo certi che il rango è almeno 2. E ora continuiamo ad orlare questa minore di ordine 2 con le altre righe e colonne, ottenendo dei minori di ordine 3. Esiste un minore di ordine 3 a determinante diverso da 0? Sì, e allora il rango è almeno 3. No, perfettamente inutile andare avanti a orlare questo, trovare un minore di ordine 3 o di ordine 4 o di ordine superiore. Non esiste. E questo è il teorema di... Nessuno mi sa dire il nome, è possibile? Teorema di Kronecker, mai sentito? Non ci credo che non l'abbiate mai sentito. Va bene. Allora, questo è il teorema di Kronecker. Allora, cominciamo io. Guardate che l'applicazione del teorema di Kronecker non è così, virgolette, semplice, nel senso che esige un po' di conti. Va bene. Allora, io ho preparato già il fatto, è come nella prova del cuoco, quando uno dice, il piatto si fa così, va bene, mette diciamo gli ingredienti insieme e poi si cuoce per 40 minuti, ma io l'ho già fatto, lo tira fuori dal... Non che io guardi le prove del cuoco, assolutamente, però... Va bene, andiamo avanti. Va bene. Allora, questo è minore di ordine 1. Se ci accorgiamo che se lo orliamo con seconda riga e terza colonna, otteniamo questo minore determinante diverso da zero. Se poi lo orliamo ulteriormente con terza riga e 1, 2, 3, 4, quinta colonna, otteniamo questo, ancora determinante diverso da zero. E poi alla fine lo orliamo se lo orliamo con quinta riga, ultima colonna, otteniamo questo minore a determinante diverso da zero. Ho finito perché sono andato in maniera progressiva. È inutile cercare un minore di ordine 5 usando righe e colonne che abbiamo già, va bene, eliminato. L'abbiamo già utilizzato e abbiamo visto che ottengo minori a determinante nullo. Allora vuol dire che il rango di questa matrice è 4. Il rango di questa matrice è 4, quindi molteplicità geometrica dell'autovalore 4 è
6 dimensioni della matrice meno 4, il suo rango è 2. Molteplicità geometrica uguale a 2. Esistono quindi due catene di Jordan. E questo siamo certi che esistono due catene di Jordan. La loro lunghezza ancora, va bene, non la conosciamo, perché di una cosa siamo certi, che la somma di delle lunghezze di queste due catene deve essere uguale a quanto? Non ho sentito? Deve essere uguale a 5, molteplicità algebrica. Va bene. Devo trovare 5 vettori linearmente indipendenti, autovettori generalizzati associati alla medesimo autovalore lambda uguale a 4. Allora, se non facciamo altri conti, le catene di Jordan sono due, potrebbe darsi che una catena sia lunga 4 e l'altra 1, oppure una catena lunga 3, va bene, e l'altra 2, va bene, altre soluzioni non ci sono, perché il terzo caso sarebbe 3, 2, ma è uguale a 2, 3, va bene, e 1, 4, ma che è uguale a 4, 1, va bene. E quindi siamo ancora indecisi. Va bene. Cosa dobbiamo vedere per eliminare l'indecisione? Quanti sono gli autovettori generalizzati di ordine 2? E ragioniamoci un momentino sopra. Tra poco indicheremo il conto. Ma di fronte a che situazione ci possiamo trovare? Perché gli autovettori generalizzati di ordine 2, va bene, devono essere in numero maggiore o uguale a 2, perché devono essere in numero minore, scusate, sì, minore, sbagliato minore o uguale al massimo uguale a 2. Va bene. Allora, se è minore di 2 vuol dire che è 1. Ma allora la soluzione finale sarà 2 autovettori di ordine 1, 1 di ordine 2 e ancora 1 di ordine 3, va bene, e 1 di ordine 4 per ottenere 2 catene, una lunga 4 e una lunga 1, che fanno 5. Oppure gli autovettori generalizzati di ordine 2 sono 2, anche qui, va bene, la situazione è certa perché 2 gli autovettori di ordine 1, 2 gli autovettori di ordine 2, e per arrivare a 5 ce ne vuole un altro, uno, che sarà certamente un autovettore generalizzato di ordine 3. Avremo quindi 2 catene di Jordan, una lunga 3 e una lunga 2. Senza fare ulteriori conti, però il numero di autovettori generalizzati di ordine 2 va calcolato. E per far questo dobbiamo calcolare ogni tanto salta questo meno 4i elevato al quadrato. Si tratta di fare il conto. A meno 4i al quadrato è questa matrice, questa qui. E ora si tratta di trovare il rango di questa matrice. Prego? No, no, non ho sentito ciò che lei ha detto. Ho fatto amen 4i che moltiplica amen 4i. No, 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 magari, magari. Ho fatto il conto, non ci sono storie. Va bene. Qui non lo faccio perché vi presento il precotto, ovviamente, ma va fatto il conto. Diventa questa la matrice. E ora rango di questa matrice, al solito. Come prima,
prima riga e terza colonna, il minore, va bene, così ottenuto, è un minore di ordine 1, ha determinante diverso da 0, 2, va bene, e ce lo portiamo dietro, eccolo qui, questo. Inutile che orli con, ci faccio un frego, che orli con queste due righe, va bene, le due righe sono tutte nulle. Se prendo un'orlatura con una di queste due righe, certamente avrò un minore con determinante nullo, fuori discussione, va bene. Ed è inutile che io orli con questa colonna, basta, non ce ne sono altri. Va bene, che posso cancellare senza problemi. Allora, da questo minore, se io lo orlo con questa riga e ad esempio con questa riga e questa colonna, è l'unico caso in cui posso ottenere un minore di ordine 2, va bene, con possibile determinante diverso da 0, ma se lo orlo con quello ottengo il minore 2 2 2 2, determinante nullo, e quindi niente. Va bene, e beh, ci accorgiamo, proseguendo in questa maniera, che se io orlo questo 2 con questa riga e questa colonna, quelle segnate in rosso, va bene, ottengo questo minore 2, 0, 0, 2, determinante 4, questo è un minore diverso da 0, va bene, e se orlo questo minore con qualunque altra riga, qualunque altra colonna, immediato a rendersene conto, ottengo un minore di ordine 3, però certamente a determinante nullo. Allora il rango di questa matrice è 2. Il che significa, va bene, che esistono quattro soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione A men 4i quadro uguale a 0. Però due di queste sono già, sicuramente, gli autovettori calcolati prima. E quindi quanti saranno gli autovettori generalizzati di ordine 2, punto interrogativo? Saranno 2. Saranno. Perché sono quattro le soluzioni di questa equazione, quattro le soluzioni linearmente indipendenti, però siamo già certi, anche senza fare il conto, che due sono quelle di prima. Va bene? E quindi a questo punto abbiamo risolto il problema. Va bene. Quale? Quello di calcolare lunghezza, non di calcolarle numericamente. Lunghezza delle diverse catene di Jordan, va bene, e di calcolare la forma di Jordan, perché a questo punto avremo due autovettori per l'autovalore 4, il 2 è già sistemato, una catena di Jordan lunga 1, punto, per l'autovalore 2, va bene, di prima, quello iniziale. Per l'autovalore 4 avremo una catena di Jordan lunga 2 e una catena di Jordan lunga 3, va bene, certamente. Perché 2 è il numero delle catene, sicuro, uguale alla molteplicità geometrica. 2 sono gli autovettori generalizzati di ordine 2 e il conto l'abbiamo fatto dal calcolo di questo rango. Va bene. E quindi poi rimarrà, per arrivare a 5, molteplicità algebrica, certamente un autovettore generalizzato di ordine 3. Il che significa che, conclusione, va bene, avremo avremo una catena di Jordan associata all'autovalore 2 e quindi forma di Jordan iota 2 e basta, 2 blocchi di Jordan associati all'autovalore 4, un blocco di Jordan di dimensioni 3 e quindi 4 1 0 0 4 1 0 0 4,
e un blocco di Jordan di dimensioni 2, cioè 4, 1, 0, 4, e questa sarà iota. Oh, iota potrebbe essere, non lo ripeto, lo dico per l'ultima volta, non lo ripeto più, va bene. Potrebbe essere, qui poi c'è tutto zero ovviamente, ma potrebbe essere questo blocco di Jordan per primo, questo, per primo, va bene. Questo 2 stare in mezzo, e l'ultimo blocco di Jordan essere questo. O se volete, questo è il primo. Il 2 è l'ultimo e questo sta in mezzo. L'importante è che esisteranno solo questi 3 blocchi di Jordan. L'ordine, va bene, dipenderà da come nella matrice U, che non ho calcolato, va bene, impilo le diverse catene di Jordan. Da questo punto di vista si dice che la forma di Jordan di una matrice è unica, a meno di permutazioni tra i diversi blocchi di Jordan. Punto e virgola. Ora cosa dovrei fare per finire l'esercizio? Ma diciamo, dovrei fare un po' di conti. Va bene, già fatti, intendiamoci, se no non ci perdevo 2 ore, va bene, per portare in fondo un esercizio di questo tipo. Bene, noi a descrivere lunghezza e quindi forma del blocco di Jordan ci abbiamo messo mezz'ora, va bene, con una descrizione precotta. Va bene, tutto quello che volete, ma non si conti, ce ne sono pochi in effetti. E invece ritorniamo, vediamo un po', va bene, conti. Per calcolare le catene di Jordan. Ovviamente per l'autovalore 2 la questione è banalissima. Si tratta di risolvere la seguente equazione: A meno 2i per U, dove U è il vettore incognito, uguale a 0. A meno 2i è questa matrice, che avrà sicuramente rango 5, non si discute sul rango 5, va bene? Perché associato a 2 avrò un solo autovettore linearmente indipendenti e quindi in questa matrice, che deve essere tale che è moltiplicato per un vettore a 6 incognite, deve essere uguale a 0, questa matrice ha rango 5. Se avesse rango inferiore, 4, 3, 2 vorrebbe dire che esisterebbero, va bene, più di autovettori linearmente indipendenti associati, va bene, all'autovalore 2. Ora questo autovettore così calcolato è questo qui, eccolo, scritto in rosso. Se volete fare la verifica, questa matrice moltiplicato questo vettore A meno 2i moltiplicato l'autovettore deve dare il vettore nullo. Fare la verifica. E ora autovettori associati all'autovalore 2. All'autovalore 4, scusate. A meno 4i è questa matrice, il cui rango è 4. Come si fa a trovare le soluzioni linearmente indipendenti della A meno 4i matrice moltiplicato U incognita, vettore incognito, uguale a 0. Allora, come si fa a trovare le soluzioni linearmente indipendenti? Applicazione del teorema, questo sì, me lo dovete dire, va bene, qualcuno me lo deve dire. Qual è il più famoso teorema che tratta sistemi di equazioni algebriche lineari? Qual è il teorema più importante che c'è in giro? Teorema di Rusci e Capelli, non mi dite che non l'avete mai sentito perché non ci credo, questo. Teorema di Rusci e Capelli, applicazione. Va bene. Come si fa? Quindi in questo caso come si fa a trovare le soluzioni linearmente indipendenti?
prendiamo il minore che abbiamo già calcolato, va bene, a determinante diverso da zero, che sarà costituito in questo caso, l'ho segnato in rosso appunto, dalle colonne e righe, dall'intersezione di colonne e righe segnate in rosso. Va bene. E ora cosa facciamo? Assegniamo valore arbitrario alle componenti dell'incognita alle componenti del vettore U che non sono interessate dal minore che abbiamo scelto a determinante non nulla. Quali sono le componenti del vettore U non interessate dal minore, e il minore è quello ottenuto dalle intersezioni di righe e colonne in rosso? Saranno. Le componenti del vettore U non interessate saranno la seconda, la quarta, basta, finito. Allora si tratta di dare valori arbitrari alla seconda e alla quarta. E di risolvere, va bene, e le altre quattro componenti vengono risolte considerando le equazioni individuate dalle righe che formano il minore scelto, in questo caso prima, seconda, terza e quinta equazione. Le altre, quelle che non concorrono a formare il determinante, il minore a determinante diverso da zero, saranno equazioni linearmente dipendenti. Va bene, quindi non mi portano nessuna informazione in più e nessuna condizione in più. Allora noi diamo valore arbitrario, in questo caso alla componente, abbiamo detto, seconda e quarta. Ad esempio, va bene, ho scelto come componenti arbitrarie seconda e quarta. 1, 0. E mi rimangono quattro incognite che ricavo dalle equazioni prima, seconda, terza e quinta. Cioè le equazioni relative alle righe, va bene, che concorrono a formare il minore, va bene, che noi abbiamo scelto. Oh, attenzione, qui ho scelto 1, 0. Va bene, ma potevo anche scegliere 3452 e meno 32,44, non lo so, va bene, meno pi greco centesimi, tutto quel che si vuole. Va bene, è chiaro che nessuno si dà la zappa su piedi. Va bene, si scelgono dei valori che saranno i più semplici con cui poter fare i conti. Va bene, ad esempio 1, 0. E troviamo, risolvendo, un vettore che è lo scritto, sì, cioè, che sarà questo qui. Farsi i conti. Ne abbiamo trovato uno. Ne dobbiamo trovare un altro. Va bene. E allora cosa facciamo? Diamo a queste due componenti altri due valori. Con quale attenzione però? Che detti valori non possono essere linearmente dipendenti da questi. Non posso prendere ad esempio come altri valori 3 e 0, perché sarebbe una coppia di valori linearmente dipendente da questi. La più semplice è, qui ho scelto 1, 0, la più semplice è 0, 1, ovviamente. Allora, se il rango è 4, come in questo caso, va bene, e l'ordine della matrice è 6, ho due soluzioni linearmente indipendenti che io posso calcolare assegnando due valori arbitrari al vettore incognito, quali? Quelle delle componenti che non sono interessate dal minore, va bene,
e devo trovare la soluzione due volte, va bene? Con una coppia di valori assegnati che siano tra loro linearmente indipendenti, perché se no, va bene, nei due casi troverò lo stesso vettore soltanto moltiplicato per uno scalare. E allora, questi sono gli autovettori di ordine 1, quelli. E poi calcolo degli autovettori generalizzati di ordine 2. Cosa prendiamo? Eccola qui la matrice. Ci ho lavorato un momentino. Amen 4i al quadrato, era questa. Non pensate alle cancellature di prima, di righe e colonne per andare in cerca del minore. Va bene, è questa. Rango abbiamo detto 2. 4 soluzioni di questa equazione, quindi linearmente indipendenti. Però due le abbiamo già. Quali sono? Quelle calcolate prima. Quanti valori arbitrari devo dare in questa equazione al vettore incognito? Ne devo dare 4. 1, 2, 3 e 4. Quindi la prima componente, la seconda componente, la quarta componente, la sesta componente. E devo dare 4 quaterne, va bene, che siano linearmente indipendenti, 4 quaterne arbitrarie, che siano linearmente indipendenti fra di loro. Però qui abbiamo un problema ancora leggermente più complicato. Non dobbiamo trovare 4 soluzioni linearmente indipendenti, dobbiamo trovare 4 soluzioni, sì, ma di cui 2 già note. Quali? Quelle di prima, queste. Queste qui, questa. E questa che verifica, potete fare la verifica, devono necessariamente soddisfare all'equazione che stiamo risolvendo. Allora, do valori arbitrari a 4 componenti? Sì. E allora, le 4 componenti abbiamo detto sono la prima, la del vettore, la prima, la seconda, la quarta e la sesta. Allora, la prima, la seconda, la quarta e la sesta, cominciamo già a sistemare due quaterne. Una quaterna relativa a questo vettore, che abbiamo già calcolato, l'autovettore di ordine 1, e una quaterna relativa a questo vettore. La quaterna costituita da prima componente 1, seconda componente 1, quarta componente 0, sesta componente 0. E anche di questo, prima componente 0, seconda componente 0, quarta componente 1, sesta componente 0. E ora cosa dovrò scrivere? 2, ancora, 2 quaterne che siano linearmente indipendenti da queste. Soltanto allora le soluzioni relative a queste due scelte di queste quaterne saranno tra loro linearmente indipendenti e linearmente indipendenti anche dai vettori precedentemente calcolati e quindi saranno certamente autovettori generalizzati di ordine 2. Io nei conti cosa ho scelto? Vediamo un po'. Eccolo qui. Io nei conti ho scelto questa prima quaterna e questa seconda quaterna. E allora cosa devo risolvere? Le seguenti equazioni.
Amen 4i al quadrato, che sarebbe la matrice, se non mi sbaglio, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, la matrice di prima, che moltiplica vettore incognito, non tutto incognito, perché quattro valori sono arbitrari. E io ho scelto questi quattro, di cui questa era la prima componente, 0, questa era la seconda componente, 0, la terza e la quarta invece andranno calcolate, no, la terza e la quinta andranno calcolate. Allora, 0, 0, x con 3 da calcolarci, la 2, 3, la terza componente che è 0 tra e x con 5, 1 uguale a 0 e dovrò risolvere questa equazione tenendo conto quanti incogniti ho? 2 e quindi mi bastano due equazioni. Quali equazioni dovrò prendere? Quelle relative alle righe della matrice, va bene, che appartengono al minore, va bene, scelto a determinante diverso da 0. Analogamente, quindi qui è una prima soluzione, e la seconda, il vettore incognito, lo devo prendere. Dunque, questo qui, queste sono alla quaterna, di cui 1 è la prima componente, la seconda componente è 0. La terza componente incognita di questo vettore, sì, la quarta componente è ancora 0, la quinta componente e la sesta componente è 0, anche qui, qui c'era 1, sì, giusto. E allora, scrivendo le due equazioni relative alle righe, che compongono il minore, a determinante diverso da zero, trovo queste soluzioni. Ho calcolato. Ah, non basta. Non ho ancora calcolato le catene di Jordan. Cosa devo fare ora come procedura? Perché ho calcolato degli autovettori generalizzati di ordine 2. Mi manca di calcolare gli autovettori generalizzati di ordine 3, che ci sono. Quanti sono? Uno soltanto. Perché? Ho già quante sono, va bene, gli autovettori generalizzati associati all'autovalore 4? Sono 5, siamo d'accordo? 4 l'abbiamo già calcolato. Due autovettori generalizzati di ordine 1 e due di ordine 2. Me ne manca uno. Autovettore generalizzato di ordine 3. Come lo dovrei calcolare? Amen 4i al cubo per u uguale a 0. E attenzione che amen 4i al cubo mi darà 5 soluzioni linearmente indipendenti e devo tener conto che a queste devono appartenere le 4 già calcolate. Però in questo caso è sufficiente, una volta scritto, va bene, trovare. Una volta scritto niente, trovare un vettore che sia linearmente indipendente da che cosa? Dai 4 più 1, 5, anche quello associato all'autovalore 2, perché se no, va bene, a questi 5 vettori, va bene, autovettore associato a 2, i due autovettori associati a 4, i due autovettori associati. Due autovettori generalizzati di ordine 2 associati sempre a 4, ottengo una somma di 5 vettori che ho già a disposizione. Basta prendere un sesto vettore linearmente indipendente da questi 5. Sarò certo che questo sesto vettore linearmente indipendente sarà l'autovettore, uno degli autovettori generalizzati di ordine 3. Ho ancora calcolato le catene di Jordan? Ancora no. Ho calcolato autovettori generalizzati. Ora cosa devo fare? Spazzolata all'indietro. Parto dall'autovettore generalizzato di ordine 3 e lo moltiplico per amen 4i.
ottenendo un autovettore generalizzato di ordine 2, moltiplico per a meno 4i, ottengo un autovettore generalizzato di ordine 1 e così via. Punto. Ci rendiamo conto che i calcoli sono decisamente complicati. Scusate un istante. E allora, visto che i calcoli sono decisamente complicati, vediamo un momentino un'altra cosina. Ormai la lezione di oggi finisce con queste cose qui. MATLAB. È partito? Non si vede niente. Fino ad ora si è visto però, o no? E allora dobbiamo. Si rivede? E allora, nota 1. Eccolo qui. Dunque, fino a qualche anno fa, va bene, non esisteva la seguente istruzione. E invece, e poi ora vedremo perché non esisteva. Help. Jordan. Ah, MATLAB lo conosciamo tutti, si spera. C'è qualcuno che non l'ha mai usato? Sulle mani. Allora, l'istruzione Jordan, va bene, non esisteva. Leggiamo il commento qui, va bene, ciò che c'è nel bugiardino di questa istruzione. Va bene. Calcola la forma canonica di Jordan, di cui abbiamo parlato ovviamente, della matrice A. La matrice deve essere conosciuta esattamente, si capisce subito perché, deve essere conosciuta esattamente, molto meglio se descritta da interi. Va bene. Altrimenti l'istruzione non funziona, va bene, dà luogo a dei risultati. Non riesce a vedere molteplicità algebriche, sì, va bene, e anzi, algebriche fino a un certo punto. Certamente le molteplicità geometriche, le catene, non riesce a fare i conti. Per una matrice tipo quella che noi abbiamo visto prima, ancora questa istruzione funziona. Perché non c'era fino a qualche tempo fa? Non mi ricordo da quale versione di MATLAB è cominciata a comparire. Perché dava dei risultati così, va bene, fino a che non, qualcuno non ci si è, non che non si potesse fare prima, ma fino a che qualcuno non ci si è messo veramente a trovare un algoritmo che fosse abbastanza affidabile. Proviamo a vedere cosa viene fuori. Con la nostra matrice A uguale. Me la dettate voi se qualcuno l'ha scritta senza. Dunque, 5, prima riga, 5, 1, 1,
5-1 meno 5-1 1-1 0-0 seconda riga ora 3-3-6 sì 1-3 meno 1-1 0-0 passiamo alla terza riga 0-0 Non ho sentito. 4-0. 4-0, anzi. 1-1. 3-3-6. Poi 0-0-0. 4. 4. Meno 1. Quinta riga. 0-4-6. 1. Sesta riga 4 zeri. No, basta fare ritorno carrello che è equivalente al punto e virgola, però equivalente al punto e virgola se continua a scrivere sulla stessa riga. Difatti ora chiudo la parentesi. Ritorno carrello A e questa matrice. Siamo d'accordo? Va bene. E ora V maiuscolo iota 1 Jordan di A. In V e iota cosa comparirà? La forma di Jordan della matrice, va bene, e la matrice di non mi ricordo V o iota, comunque una delle due è la forma di Jordan della matrice, l'altra è quella che noi abbiamo chiamato U, va bene, e quindi matrice costituita dagli autovettori generalizzati opportunamente impilati. Ritorno carrello e aspettiamo i risultati. Eccolo. Allora, vediamo un po'. La matrice V è quella degli autovettori generalizzati. La matrice U è la forma di Jordan. Il primo blocco di Jordan è associato all'autovalore 2 e poi abbiamo un blocco di Jordan associato all'autovalore 4 di dimensioni 3 e l'ultimo blocco di Jordan associato all'autovalore 4 di dimensioni 2, il che significa, va bene, che il cursore dov'è finito? Eccolo qui, no. Il mouse. Era qui, va bene. Il che significa, va bene, che la prima colonna della matrice V è l'autovettore associato all'autovalore 2, va bene. Se vi fate i conti, vabbè, quello invece che 0,5 meno 0,5 può comparire 1 meno 1, o 33 meno 33, o meno 4 più 4, va bene. Tanto sono sempre vettori ottenuti da questo moltiplicando per una costante. Poi i prossimi tre vettori, il secondo, il terzo e il quarto, va bene, non sono altro che autovettori generalizzati. Il primo autovettore proprio, il secondo autovettore generalizzato di ordine 1, il terzo autovettore generalizzato di ordine 2 e analogamente per il resto. Oh, attenzione, a me ad esempio nei conti che ho fatto, quelli va bene, fatti ieri, va bene, mi sono venuti fuori degli autovettori generalizzati diversi da questi, va bene, ma cosa significa? Significa semplicemente che le componenti del vettore incognito arbitrarie che si assegnano, io l'ho assegnato in una certa maniera e lui, chissà per quali misteri dell'algoritmo utilizzato, li ha presi diversi, semplicemente questo.
Va bene, allora facciamo qualche, ormai, vabbè, ma qualche minuto di intervallo lo facciamo. Chiudiamo.